Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Times Gadget. Eccoci oggi in compagnia di un altro interessantissimo zaino sotto le 30 euro. Infatti dopo l'ultima recensione che vi ho portato su questo canale su uno zaino di circa 2-3 mesi fa che costava intorno ai 20-25 euro, ho ricevuto tantissime richieste proprio da parte degli utenti nel poter portare su questo canale un'altra recensione, un altro zaino sempre intorno a quella cifra ma di buona qualità e quindi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche con qualche caratteristica in più e con una linea leggermente differente. E quindi eccolo qui, finalmente lo sono riuscito a trovare, mi ha contattato proprio il venditore per spedirmelo, me l'hanno inviato loro, è un'azienda cinese, quindi non mi chiedete il nome perché non lo so, però potete trovare tutti i link qui sotto in descrizione per poterlo acquistare e poter andare direttamente sulla promozione, sull'offerta, sull'annuncio su Amazon Italia, a un prezzo molto ridotto, a un prezzo di soli 26 euro. Lo potete trovare in diverse colorazioni, sia così grigio e nero, lo potete trovare anche in grigio chiaro con le zip nere, ci dovrebbe essere anche una versione blu, una versione rossa, però non sono sicuro perché spesso non si riescono a trovare, alcune volte sì, alcune volte no. Comunque se ci sono, sono ancora disponibili in questi giorni, io vi lascio sempre i link qui sotto in descrizione. Detto questo però ragazzi, prima di entrare a vedere nel dettaglio lo zaino, vi ricordo sempre, se vi piacciono questi tipi di video, vi piacciono questi tipi di prodotti, per favore lasciate un bel like qui sotto perché mi fa piacere e capisco anche se siete interessati o meno a questi tipi di prodotti, a questi tipi di zaini e anche a questo genere di recensioni. Comunque, andiamo a vedere subito nel dettaglio lo zaino, vi faccio prima fare un tour generale sulla parte esterna, poi andiamo a vedere le tasche interne nel dettaglio e anche le loro suddivisioni. Allora, prima di tutto, le tasche quante ne sono? Sono tre tasche principali. La prima tasca è questa qui, è una zip piccoletta, è una tasca quadrata che arriva qui davanti. Poi abbiamo una seconda tasca frontale che è questa qui, che gira tutto davanti e questa prende tutta la parte anteriore dello zaino. E poi invece abbiamo la tasca principale dove poter mettere, che è quella più grande, il laptop e tutti gli altri accessori. La caratteristica della tasca principale, che è la prima caratteristica che mi ha un po' stupito di questo zaino, perché questo modello ha due caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri modelli che vi ho portato fino ad oggi sul mercato, anzi sul canale, e soprattutto anche dal modello precedente sulla stessa fascia di prezzo. La prima caratteristica è questa qui sopra. In pratica noi abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza le zip e quindi la tasca principale tramite questo lucchettino qui. È un classico lucchettino che si trova anche sui trolley da viaggio. Noi possiamo settare la combinazione di tre numeri qui, la possiamo andare a bloccare o a sbloccare. Qui pingiamo il tasto, pingiamo e si aprono le zip. E quindi è un sistema di sicurezza molto molto utile, specialmente per tutti coloro che come me lo utilizzano lo zaino per lavoro e lo utilizzano in città, anche in zone molto affollate o utilizzano parecchio i mezzi pubblici. Questo qui devo dire è una sicurezza e una funzione non da poco. Sulla parte poi destra invece andiamo a trovare una piccola tasca che può essere utile perché potete per esempio inserire ombrellini, bottigliette, borracce di qualsiasi genere. Io ho inserito anche spesse volte di qui o anche sulla parte sinistra, che adesso ve la faccio vedere, anche dei tripod, per esempio il jobby, oppure abbiamo i treppiedi o il monopiedi, quelli piccolini per gli smartphone, li potete inserire tranquillamente i treppiedi. Una cosa che un po' che mi è piaciuta è che abbiamo due fasce laterali, sia di qua che dall'altra parte, che vanno a stringere, allargare il profilo, e questa parte invece, questa fascia qui sopra, può anche essere aperta, perché in pratica, oltre a stringere il profilo, vi è comoda anche per andare a mettere in sicurezza qualche oggetto più alto che sporge dalla tasca. Qui sopra, se vi sporge per esempio la testa del treppiedi, voi la potete agganciare, inserire e stringere, e quindi ce l'avete qui in sicurezza ed è sicuro che non vi vada a cadere quando siete in giro o quando inclinate o rovesciate lo zaino. Quindi è una cosa che mi è piaciuta questa qui, da questa parte. Anche da quest'altra parte invece poi abbiamo altre due cinghie che possono andare sempre qui a stringere e allargare il profilo dello zaino in base a quante cose portate all'interno. Ma da questa parte abbiamo una tasca che, oltre ad avere la cinghia con questo tipo di apertura con la clip qui sopra, abbiamo proprio una tasca che può essere chiusa tramite il bottoncino. E questo qui è comodo perché per esempio io porto l'ombrellino, porto alcuni accessori piccoli e però li posso chiudere al tempo stesso, quindi è molto importante ed è stata molto utile anche questa piccola cosetta che sembra una stupidaggine, però delle volte nell'utilizzo quotidiano è comoda. Mentre nella parte qui sopra andiamo a trovare la seconda caratteristica che contraddistingue questo zaino dai tanti altri modelli. Infatti qui abbiamo l'attacco USB per poter far caricare i nostri device esternamente, attaccando direttamente qui il cavo qui sotto, e quindi li possiamo far caricare direttamente con il cavo esterno, perché all'interno ci sono due cavi che sono poi possono essere collegati alle power bank che noi portiamo all'interno dello zaino, e quindi possiamo direttamente alimentare il nostro device, il nostro smartphone ma anche il nostro lettore o qualsiasi altra cosa direttamente con un cavo esterno, senza doverci portare fuori la batteria e senza oppure dover mettere il nostro smartphone all'interno dello zaino perché lì abbiamo la batteria. Sono due connettori molto molto utili. Infatti il primo è questo, invece il secondo è per il jack da 3,5.
mezzo. Voi in pratica tramite questo connettore esterno potete attaccare un jack vostro qui fuori con il cavo collegato direttamente alle cuffie e potete ascoltare, sentire la musica e gestire anche le chiamate direttamente con il telefono posto all'interno dello zaino. Perché infatti all'interno, oltre al cavo, che adesso poi farò vedere USB, abbiamo anche un altro cavo jack, il quale è possibile collegarlo a un lettore MP3, come dicevo prima, al nostro smartphone, ma anche a un tablet, a qualsiasi cosa, e perché da qui noi possiamo uscire direttamente con il cavo jack. Se avete cavi jack vostri personali, che sono di più alta qualità, li potete sempre cambiare. Adesso poi vi faccio vedere come è fatto all'interno. Girando, continuando a girare lo zaino, andiamo nella parte posteriore. Parte posteriore, semplice. Allora, da uno zaino di questo genere, chiaramente non vi dovete aspettare un grande schienale che sia traspirante o che abbia particolari linee o particolari design. È uno zaino molto semplice. Purtroppo non è traforato, quindi vi fa sudare un po' la schiena, però ci può stare su questa fascia di prezzo. È molto semplice, però è bello, anche come materiale lo stesso che abbiamo poi tutta la parte esterna e tutta anche nella parte anteriore. Qui sotto abbiamo la fascia per poterlo impilare nei trolley, qui è molto comodo soprattutto se lo portate in viaggio. E poi abbiamo due spallacci, due tragolle molto molto utili e soprattutto fatte bene. Perché? Perché internamente non solo sono imbottite, quindi sono abbastanza morbide, ma sono traforate, quindi abbiamo tutta la rete che non ci fa sudare le spalle. E poi nella parte esterna ognuna delle due ha una particolare caratteristica. La prima, quella sinistra, abbiamo non solo una fascia più larga, che è questa qui, quella più alta, dove poter andare a inserire, a incastrare qualsiasi cosa. Anche per esempio io sono andato a pensare ai vari attacchi per portare con voi le compatte o le reflex. Ci sono quegli attacchi che vanno sulle tragolle, questo qui forse vi potrebbe essere utile, potrebbe fare al caso vostro. E poi abbiamo questo piccolo laccettino elastico dove, e qui c'è anche il loghettino che vi fa vedere a che cosa potrebbe servire, possiamo andare a infilare gli occhiali, l'asticella degli occhiali, quindi portare gli occhiali sempre con noi, soprattutto nella giornata di sole. Gli occhiali da sole li possiamo sempre portare qui a portata di mano, attaccati allo zaino, ma comunque nella parte esterna, quindi molto utile. Mentre da quest'altra parte abbiamo una semplice taschina, una taschina che sembra stupida ma a me è stata utile perché in questi giorni l'ho utilizzata per la testata della metro. Dato che è una testata della metro NFC che l'ho dovuto sempre utilizzare quando entro sui vari mezzi pubblici, la metro oppure il pullman, e quindi la devo sempre avere a portata con me di mano senza ogni volta dover prendere il portafoglio o tirarla fuori dalla tasca, questa qui era una taschina che mi è stata utile perché la riponevo qui. Poi abbiamo l'elastico nella parte sotto ed è tutta totalmente in rete ed è una funzione, una taschina multiuso. Io penso che possa essere utile anche per tutti coloro che hanno per esempio ancora l'iPod vecchio, quelli piccolini, ci possono entrare senza problemi ed è molto comodo perché ce l'avete qui poi a portata di mano, quindi lo potete tirare fuori o rimettere dentro qualsiasi cosa voi vogliate. Poi le tragolle sono abbastanza semplici, anche il sistema di chiusura non ha nulla di particolare, però comunque rimangono ben salde e comunque anche lo zaino, adesso lo faccio vedere, rimane è ben ergonomico, ben attaccato alla schiena. Non va a spanciare tanto, guardate quanto è piccolo e comunque è compatto alla schiena. Ok, io sono un tipo abbastanza grande, abbastanza alto e quindi può sembrare molto molto più piccolo, però comunque vi posso assicurare che le dimensioni non sono eccessive e lo zaino è abbastanza compatto, mi piace, e soprattutto con queste cinghie laterali noi possiamo sempre andare a ridurre o aumentare la larghezza proprio dello zaino, quindi è una cosa che non è da sottovalutare. Ma detto questo, andiamo a vedere però le tasche più da vicino e internamente come sono suddivise. La prima tasca è quella più semplice, qui fuori abbiamo una tasca che è quasi quadrata, dove all'interno ho portato con me, porto con me solitamente in questa tasca, il cavo USB, dato che qui fuori abbiamo l'attacco USB per caricarlo. Qui questa tasca è comoda per avere sempre a portata di mano gli oggetti più pratici. E poi porto con me il classico porta bigliettini da visita MOLO, quello vi ho fatto vedere anche in altre recensioni. Questo qui ormai è diventato il mio fedele compagno, anche perché per lavoro i bigliettini servono sempre e sono sempre molto molto utili. Poi seconda tasca invece, che è quella più grande rispetto a questa qui esterna anteriore, è una tasca abbastanza ampia dove possiamo andare a inserire diversi oggettini più piccoli, perché abbiamo diversi scompartimenti. Il primo scompartimento, anzi ne abbiamo due, che sono questi qui laterali, che hanno la stessa identica grandezza. Nel primo a sinistra porto con me questa prima power bank, che è la power bank Anker. Andate a vedere la recensione, le migliori power bank che ho fatto una settimana fa, fra cui c'era questa qui, una power bank utilissima ragazzi, perché è piccola, è sottile, poi ha questo design leggermente più piatto sopra nella parte superiore proprio per poter poggiare il device quando è in carica, e poi è leggerissima, è sottilissima, va bene anche in tasca, è da 5000 mAh, quindi vi assicuro una ricarica immediata.
mezzo per la, nella maggior parte dei casi per i vostri device, quindi ve la consiglio assolutamente, anche perché ha un costo molto contenuto. Seconda tasca, poi qui invece abbiamo la due classici portapenna centrali, io porto con me una classica penna, niente di che, e poi nella parte destra invece abbiamo il cavo, qui è un'altra tasca di circa 6-7 cm, abbastanza ampia per portare un po' tutti i piccoli accessori che siete abituati, se siete come a me portate tutti gli accessori, i gadget più particolari o quelli elettronici li potete inserire qui. Porto con me il cavo della Lightproof, questo qui è un cavo differente da quelli lì perché è più corto, però resistente agli urti, all'acqua, abbiamo i connettori coperti, è sempre molto comodo nell'utilizzo quotidiano. E poi abbiamo nella stessa tasca il connettore che è un adattatore classico USB Type-C jack per il mio Pixel, dato che qui fuori abbiamo il cavo jack, l'ho testato in questi giorni, quindi mi portavo sempre con me l'adattatore. Poi nella tasca principale invece abbiamo una tasca un po' più ampia, qui più internamente porto un altro cavo, che delle volte porto con me un altro cavo USB-C oppure Lightning per l'iPhone. E poi abbiamo la seconda power bank, che spesso adesso, ormai la utilizzo spesso questa qui negli ultimi giorni da quando mi è arrivata, è l'ultima power bank della X-Storm. Se non avete vista vi invito a vedere l'ultima recensione che ho postato sul canale, perché è una power bank molto interessante. 8000 mAh, riesce a far caricare 4 dispositivi contemporaneamente e poi ha la ricarica wireless. Tutti i prodotti li potete trovare comunque su Amazon e vi posto tutti i link qui sotto in descrizione. Poi, oltre a questo, in questa tasca, dato che è abbastanza ampia, porto poi l'ultima lente della RhinoShield, quella grandangolare e anche quella con la lente macro, molto utile perché la posso intercambiare tra il Pixel, il Note e l'iPhone, grazie al loro adattatore. E poi, dato che la tasca arriva qui in fondo, vedete, arriva qui sotto, qui possiamo inserire altri oggetti. Infatti, all'interno poi ho inserito le mie cuffie Samsung Legear Equinix 2018, ultimamente negli ultimi giorni sto portando anche queste qui con me. Le cuffie invece in questi giorni ho portato perché volevo testare questo jack laterale da 3,5, quindi queste qui sono le classiche cuffie del Pixel, molto buone, però ci serve poi l'adattatore. E poi comunque non porto nient'altro, però è una tasca abbastanza ampia, quindi è abbastanza larga, potete anche inserire, non so, delle piccole bag smart, perché comunque c'è spazio. Vi vado a chiudere queste e andiamo invece ad aprire adesso la tasca principale, che è quella più ampia. Vi consiglio di aprire anche le due cinghiette che avete qui dai lati, perché vi permettono di aprire con maggior facilità e avete anche una migliore apertura sulla parte, diciamo, centrale. Qui all'interno invece è una tasca abbastanza ampia, infatti porto qui all'interno le cuffie, le Soundcore Space NC, molto belle anche perché sono fra le poche che ho con riduzione di rumore attiva, soprattutto hanno un'ottima qualità prezzo e sono essenziali se viaggiate o se lavorate con il computer, soprattutto per i montaggi video, vi servono questo tipo di cuffie chiuse, così vi isolate totalmente dai rumori esterni. E poi in pratica lo zaino è composto in questa maniera: abbiamo una tasca enorme centrale con il portacomputer qui da un lato, che adesso lo faccio vedere, ma abbiamo una taschina qui, anzi oltre alla taschina qui porto come un altro bag smart per quanto riguarda il caricatore del Mac. E poi abbiamo l'altra bag smart principale, questa qui l'avete vista sicuramente in tanti, è quella della Thule, porto con me qui dentro tutti gli accessori, hard disk, hub USB, è davvero molto molto utile questa bag smart, anche perché è compatta, è piccola, non è molto grande, è abbastanza sottile e quindi è perfetta anche per riuscire a entrare in questi zaini che non hanno tutto questo grande spazio e comunque poi non hanno tanti diverse divisioni interne. Ma poi la cosa che mi è piaciuta di questo zaino è che all'interno andiamo a trovare quei due cavi di cui vi parlavo prima, che sono questi qui, sono il jack e l'USB, che servono per essere collegati sui due connettori esterni. Questi due cavi voi li potete collegare tranquillamente alla power bank. Infatti in questo zaino ho portato con me in questi giorni, che sembra veramente ideale, sembra perfetta, fatta apposta per questo zaino, quest'altro modello della power bank della X-Storm. Andatevi a vedere anche la recensione di questa qui perché è davvero eccezionale, perché è una batteria fenomenale, ha 27 mAh di batteria interna, di potenza, possiamo caricare ben 4 device e soprattutto è utile perché possiamo caricare il Mac, dato che esce a 45 W, e quando avete questi tipi di zaini con il connettore esterno non vi serve portarvi anche tutte le altre power bank piccole, perché voi potete inserire queste grandi qui, avete una tasca qui all'interno, vedete com'è fatta, non è chiusa, e voi potete attaccare l'USB da questa parte e il gioco è fatto, quindi avete tutta l'energia che volete, potete far caricare qualsiasi cosa direttamente dalla porta qui esterna. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è se caricate tanto lo zaino, dovete stare attenti alle cose che vanno qui sopra, perché possono andare a impattare e a far danno all'attacco USB del powerbank. Però per il resto, se no, è molto molto utile sia questa powerbank, ma proprio come è strutturato questo zaino. Nella parte invece qui in alto andiamo a trovare un'altra taschina, anzi altre due. La prima è quella zip, dove porto con me un altro telefono, il secondo, il terzo telefono, a seconda di quello che devo provare.
lumbare è comoda perché comunque è nascosta e poi è la tasca chiusa con il lucchettino, quindi è sempre molto sicuro all'interno di questa zona. Porto con me in questi giorni il Mi Mix 3 e poi c'è un'altra piccola tasca, un'altra tasca che non ho sfruttato tanto, vi dico la sincera verità, perché non è chiusa, quindi qualsiasi cosa ci mettete rischia di uscire e si rischia di perdersi poi nella tasca centrale. Questa qui è stata forse l'unica taschina che non mi è stata tanto utile. Mentre poi nella parte centrale, sempre qui nella parte dello schienale, andiamo a trovare il porta laptop. Il porta laptop è classico, abbiamo una classica chiusura con lo strappo ed è abbastanza ampio. Contate che io, guardate qui, porto il 15 pollici, il MacBook con tutta la custodia Linatech e comunque riesce ad arrivare fino qui sopra. Avanza un pochino di spazio in altezza, però sono convinto che un 17 pollici non ci vada bene, non riesca ad entrare. Però se avete un 15 pollici più spesso, un po' più anche largo o anche un po' più cicciottello, anche con la vostra custodia comunque riesce ad entrare, perché vedete com'è fatta. Qui avete tutta la zona qui che è molto molto ampia, questa qui per il porta laptop. Poi nella parte qui sopra un'altra cosa che volevo farvi vedere per quanto riguarda i cavi e per cambiare, se avete intenzione di cambiare i cavi di base, guardate qui c'è una piccola taschina che vi permette di accedere al connettore qui principale a cui sono attaccati i vari cavi che escono poi all'esterno e da qui li potete cambiare. Quindi se non volete avere questo cavo USB, ne volete avere uno più lungo o volete cambiare il vostro jack, basta arrivare qui, staccare e attaccare i vostri. Quindi ragazzi, come avete visto, lo zaino è questo qui ed è interessante secondo me. Io mi sono trovato bene. Chiaramente non parliamo di uno zaino di un Best Buy o comunque di uno zaino di alto livello come quelli che vi ho fatto vedere precedentemente. Mi riferisco ai Thule, mi riferisco ai Manfrotto oppure ai Peak Design. Però comunque si tratta di uno zaino interessante perché ha un buon rapporto qualità-prezzo, ha una fascia molto bassa di prezzo e come avete visto comunque è abbastanza spazio, è compatto ed ha non solo gli attacchi fuori per USB e jack, ma anche il lucchettino per andare a chiudere la vostra zip, la vostra tasca principale con la combinazione. Quindi molto molto interessante. E poi soprattutto mi è piaciuto il design, l'estetica. Non è resistente all'acqua, però è resistente abbastanza ai graffi, ha un bel touch and feel anche, come magari è bello, e poi ed è elegante. Diciamo è una via di mezzo tra un elegante e sportivo che è adatto un po', secondo me, a tutti gli utilizzi. Quindi ecco il motivo per cui ve lo posso consigliare assolutamente, perché è un buon prodotto e ha una fascia di prezzo molto molto contenuta. Fatemi sapere voi, detto questo ragazzi, che cosa ne pensate di questo zaino, se l'avete già provati, e soprattutto fatemi sapere se avete trovato altri zaini di questa fascia di prezzo, soprattutto di questa qualità o comunque che hanno particolari funzioni, segnalatemi qui sotto in descrizione, perché io poi mi attrezzo per richiederle o anche per comprarle, così le portiamo sul canale e le possiamo far vedere anche a tutti gli altri utenti che sono interessati a questi tipi di zaini o a questi tipi di prodotti con un prezzo molto contenuto. Per il resto ragazzi, lo sapete, sono qui a vostra disposizione. Se avete qualsiasi altra domanda, dubbio, scrivetemi qui sotto nei commenti su YouTube, oppure mi potete sempre contattare in privato su Instagram tramite le chat. Vi ricordo con questo di iscrivervi sempre al canale qui di YouTube, accendere la campanella delle notifiche, trovate qui sotto, almeno sapete sempre quando sono stati caricati nuovi video, e iscrivetevi sempre anche al canale di Instagram, che è un canale che porto avanti quotidianamente con nuove foto, nuovi video, anche eventi o live, storie di eventi a cui partecipo, che chiaramente su YouTube poi non posso portare o comunque non porto subito, e poi porto tante altre foto di prodotti in anteprima che mi arrivano e che ancora poi la recensione mi serve ancora, non so, delle volte spesso un qualche giorno, una settimana per riuscire a portarla qui su YouTube. Quindi se vi collegate e rimanete anche sintonizzati col canale di Instagram, almeno sapete sempre in anteprima tutti i prodotti che mi arrivano. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio ancora, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima video recensione. Da Dynamics Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti ragazzi. We'll be right back.